io mi sono sempre chiesto una cosa. Un psicologo o uno psichiatra perché non fa fare un elettroencefalografo al paziente? Cioè, c'è un motivo in particolare oppure perché non viene prescritto come un punto di analisi per la persona stessa che dichiara di avere determinate patologie cerebrali? È un argomento centrale. La ringrazio, diciamo, di sollecitare una risposta su questo, che io ritengo che sia assolutamente essenziale, tant'è vero che io ho ritenuto indispensabile per andare avanti nella professione di fare un corso intensivo di neurofisiologia clinica e mi sono procurato anche dell'attrezzatura per fare le mappe cerebrali attraverso l'elettroencefalografia quantitativa. Per cui io ritengo che questo sia la nuova frontiera della psichiatria e della psicologia. Senza queste innovazioni, senza questa tecnologia, che tra l'altro recentemente è diventata molto meno invasiva, diventata applicabile anche in situazioni di vita quotidiana, non più con strumentazioni pesanti, estremamente applicabile in qualunque contesto. Quindi la psichiatria è praticamente, e questo lo diciamo anche nello schiavo, ma è diventata una appendice delle case farmaceutiche che producono psicofarmaci. Purtroppo ha avuto questa evoluzione terribile. Io ho pronosticato un'eutanasia della psichiatria, perché ormai si interessa a ben poche cose se non quello che interessa alle multinazionali del farmaco. La psicologia, d'altra parte, è rimasta abbastanza, perlomeno in buona parte, condizionata da delle scuole di pensiero della psicodinamica, che si allontana da una visione di tipo empirico, di tipo rispondente a criteri di scientificità. La cosa che mi ha colpito è che recentemente la Corte della Florida ha sospeso una condanna a morte proprio sulla base di una prova che è stata fornita attraverso l'elettroencefalogramma quantitativo e quindi delle mappe cerebrali, e che è stata considerata congrua con i criteri Daubert, che sono molto stretti, diciamo, che le corti americane dal 2003 ritengono indispensabili per poter avere dei criteri di scientificità, cosa a cui non corrispondono minimamente i test psicodiagnostici, le indagini sia psichiatriche che psicologiche, che non hanno questo valore di prova, mentre l'elettroencefalografia quantitativa ci sono ormai, c'è buona letteratura in merito, e ci sono anche questi casi che interesse sempre maggiore per questo tipo di indagine, che fino a poco tempo fa praticamente aveva un filone parallelo, ma che è indispensabile che venga ricanalizzato all'interno della psichiatria e della psicologia. Ho capito. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Noi abbiamo fatto dei test all'interno di una gabbia di Faraday. Abbiamo messo una persona con l'elettroencefalografo e abbiamo fatto delle analisi in stato di relax e in stato di veglia, diciamo. Abbiamo fatto poi la prova all'esterno e abbiamo riscontrato che delle frequenze venivano modificate attraverso il parametro del sonno. Secondo lei la risonanza di Schumann o le frequenze della fondamentale fisiologiche del corpo, oppure le radiazioni che possono essere state modificate dai campi elettromagnetici, dai cellulari, dalle radiazioni, dai radar, dai satelliti, possono creare questo tipo di patologia? Diciamo, giudicando da quello che dicono molti soggetti, direi proprio di sì. La teoria diffusa è che i fenomeni elettromagnetici generati da cellulari, da
gran parte degli elettrodomestici, eccetera, sono innocue. Però assolutamente non credo che si possa arrivare a delle conclusioni di questo tipo se si fanno degli studi più approfonditi e appunto se si cominciano a monitorare in maniera giusta tutte le segnalazioni che vengono fatte in merito. Per esempio, si sa già, ci sono alcuni studi specifici, che soprattutto in età infantile ci possono essere delle modificazioni profonde della strutturazione del sistema nervoso da parte di onde elettromagnetiche. Fenomeni tipo l'autismo, quindi gravi disturbi tipo l'autismo, sono stati riscontrati in percentuali estremamente superiori all'atteso e alla popolazione generale in zone dove ci sono dei ripetitori, per esempio per cellulare. E quindi questo è un dato che spesso non viene diffuso. Ma come c'è questo, così dico, ci possono essere anche negli adulti, non solo quindi nei bambini, ma ci possono essere delle modificazioni che danno una sintomatologia anche rilevante da parte, e quindi modificazioni del funzionamento normale del cervello e con produzione di stati stabili che sono diversi da quello di partenza. Eh sì, perché noi l'abbiamo fatti stare una notte all'interno di questa gabbia di Faraday con un elettroencefalografo e abbiamo riscontrato che dormivano, cioè erano rilassati, stavano bene, erano tranquilli. Quando abbiamo fatto lo stesso test all'esterno della gabbia di Faraday, abbiamo riscontrato che loro non scendevano più nell'ora REM. Infatti il giorno erano stanchi, avevano questi disturbi, sentivano le voci, è come se vivevano in una sorta di narcolessia indotta. Ovviamente se una persona non dorme per settimane casca in una sorta di dormiveglia. E la stessa identica cosa succedeva a queste persone, cioè vedevano cose strane attraverso i loro occhi, sentivano dei suoni e dei rumori che praticamente noi abbiamo effettuato delle registrazioni all'interno della stanza e abbiamo fatto sentire poi a questa persona: guarda che i suoni li senti te all'interno del tuo cervello oppure all'interno dei tuoi condotti uditivi, ma all'interno della stanza non si sentono questi suoni. E questa persona poi ha detto: ma com'è possibile, scusa, perché se io dormo dentro la gabbia di Faraday sto benissimo durante il giorno e all'esterno ho questi disturbi, come che lo spieghi a una persona del genere che potrebbe essere ipersensibile a determinate radiazioni, determinati campi elettromagnetici? Avrà bisogno e credo che iniziative come la sua siano assolutamente meritorie, no? Nel senso di fare delle ricerche al di là del filone tradizionale che sembra poco interessato a questo, ma non si riesce a capire perché, o meglio, si riesce a capire anche troppo bene, forse perché. Perché deviano tante ricerche sulla farmacia, sul psicofarmaco e non sulla ricerca concreta. Certamente. Fra l'altro, diciamo, a corroborare questa nostra diciamo, ipotesi è che questa strumentazione elettroencefalografica, quindi per poterla inserire nel filone, diciamo, più centrale della psichiatria, ci sono state delle serie opposizioni da parte di psichiatri che sono ben conosciuti per essere prezzolati e al servizio delle case farmaceutiche. Quindi esiste proprio questo impedimento effettivo perché questi fanno finta di essere scienziati con la S maiuscola, in realtà fanno gli interessi, e ci sono delle prove enormi su questo, soprattutto un settore della psichiatria americana, poi detta legge nel mondo, che sono tutti diciamo, incorporati e prendono delle cifre enormi di denaro dalle case farmaceutiche, quindi cercano di squalificare tutto quello che potrebbe porre dei problemi alle case farmaceutiche. Fra l'altro, studi recenti con l'elettroencefalografia quantitativa hanno dimostrato che farmaci ansiolitici della famiglia delle benzodiazepine, per esempio, che dovrebbero essere quindi quelli che rilassano il cervello, in realtà in tempi medi provocano un aumento dell'eccitabilità cerebrale, quindi esattamente l'opposto di quello che dovrebbero fare. Quindi questi studi vanno
a disarticolare tutte quelle credenze che sono state costruite e vengono diffuse agli specializzandi, ai medici, no? Sono diciamo una verità molto parziale che potrebbe benissimo saltare totalmente. È come se vogliono creare dei lobotomizzati, ma in realtà coscienti. Sì. Perché se il malato lo uccidi, dopo il malato non ti dà più soldi. Allora loro vogliono creare la patologia indotta, ma nello stesso tempo far sì che il malato stia bene, ma che abbia determinati disturbi, per portare avanti una terapia che durerebbe molti anni. È del tutto logico che sia così, del tutto logico e immorale ovviamente, che fa gridare alla vergogna, insomma, è assoluta, però purtroppo è così. Io nella mia evoluzione personale sono passato da, ho passato anche un periodo in cui ero più inserito, diciamo, nell'ambiente ufficiale, diciamo, della psichiatria, eccetera, ma la mia evoluzione proprio come persona, come essere umano, me ne ha allontanato sempre di più, perché ho visto da un certo momento in poi ho visto la malafede, e la malafede secondo me è, cioè, uno deve dormire bene la notte se può, diciamo, almeno per quello che gli permette la propria coscienza, e questo è ben difficile se uno sa certe cose. Questo è vero. Ma una sua esperienza personale di qualche paziente che l'ha avuto, oppure qualche persona che gli è venuta a dire che veniva attaccato con determinate armi, oppure che aveva determinati disturbi nella sua carriera, ovviamente cose che si possono dire. Certo, io posso dire di una signora svizzera di ottimo livello culturale, di ottima performance lavorativa ad alto livello, che da un certo momento in poi, da quando, secondo lei, e quindi secondo me in maniera del tutto attendibile, furono impiantati dei nuovi trasmettitori per cellulari, no? Accanto alla sua villa, lei ha cominciato ad avere una serie di disturbi impressionanti che non aveva assolutamente prima, e che poi l'hanno portata a una vita, diciamo, drammaticamente involuta. Gli hanno tolto addirittura i figli i servizi sociali perché non era più in grado di gestirli, sentiva questa continua manipolazione del suo pensiero, la notte veniva svegliata più riprese, sentiva delle spinte, quindi questa è una sintomatologia per dire che non avviene in situazioni di genere, ma mantenendo una lucidità assoluta anche nella descrizione di questi fenomeni. E quindi secondo me è assolutamente attendibile. Il marito, che era una persona assolutamente razionale, che l'ha aiutata molto anche, e che condivideva le sue interpretazioni, cioè perché la vedeva tutti i giorni appunto in questa situazione che non si riusciva bene a spiegare. Quindi ecco, io ho fatto questo esempio, io è stata definita una paranoica, eccetera, secondo me è un caso che fa riflettere moltissimo, che dovrebbe essere approfondito con altri metodi. Sì, bisognerebbe fare una analisi ambientale con dei misuratori della risonanza di Schumann, che sono i più sensibili in assoluto, e poi vedere se i campi elettromagnetici nell'area dove lei staziona e dove dorme vengono riamplificati. E poi si potrebbe fare un'analisi con l'elettroencefalografo per vedere il suo stato emotivo mentre la signora viene, diciamo, attaccata con questa frequenza, con questa radiazione sul corpo, e vedere gli orari esatti dell'attacco e gli orari esatti delle frequenze quando vengono praticamente modificate, e poi eliminare tutto ciò che è campi elettromagnetici all'interno dell'appartamento per attenuare tutti i disturbi che potrebbero penetrare nel cervello.